Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Solo Ghiasso. Oggi sono qua per presentarvi appunto un video riguardante la carriera allenatore di FIFA 17. Infatti, come avrete letto dal titolo, sono qua per mostrarvi tutti i migliori giovani talenti che sono stati ufficializzati dagli EA Sports ieri sera nel loro sito. Diciamo, sono tutte le gemme nascoste, come hanno detto loro, nella modalità carriera. Sono tutti i migliori under 21 che ci saranno nella carriera, con il loro sia overall che diciamo i potenziali di crescita sicuri con il quale potremo vederli. Ci sono veramente tantissimi giocatori, una lista veramente lunghissima. Magari il link ve lo lascio anche in descrizione se volete vederla con più calma. Noi magari andremo a vederne un po', perché ce ne sono veramente alcuni devastanti, anche della Serie A. Come primo giocatore troviamo subito quello con il potenziale più alto, che è Dele Alli, insieme a Dembélé del Borussia Dortmund. Troviamo Renato Sanchez, Martial, con un potenziale di 90, che sono gli under 21 con il potenziale più alto. Sono veramente mostruosi. Poi troviamo Asensio, Halilovic, Tielemans, Zuma, Brandt, Coman, Correa. Sono sempre, diciamo, i soliti. Però c'è Dahoud, che è stato aumentato a 79, avrà potenziale 88. Poi troviamo Donnarumma, che avrà 76, quindi sarà oro, e come potenziale 88. Veramente un qualcosa di mostruoso, sono rimasto senza parole. 88 di potenziale, veramente altissimo comunque per un portiere. Poi abbiamo Embolo, che anche lui da 76 a 88, Jimenez, che è stato aumentato ad 83, grandissimo difensore. Poi c'è Iheanacho, anche lui grandissimo talento, Lemos, che anche lui è stato aumentato un sacco, lui era un silver l'anno scorso. Ora sarà addirittura di un ventenne da 80 a 88, veramente mostruoso. Poi c'è Charlie Musonda, che è stato uno di quelli più aumentati del gioco. Musonda, per chi se lo ricorda, lo avevamo nella carriera con il Cesena, veramente un giocatore mostruoso, 5 stelle di mossa abilità, 5 stelle di piede debole, da 77 a 88. Poi c'è Saul, Rashford, Sanabria, Sané, Luke Shaw, Sterling, Jonathan Tah, Bellerin, Castillejo del Malaga, tutti 88-87, quindi tantissimi talenti. Christensen, il giocatore del Borussia Mönchengladbach, che però è in prestito dal Chelsea se non sbaglio. Fosu Mensah, anche lui grandissimo giocatore, sarà molto utilizzato lui nelle carriere con le squadre deboli, perché è un 71-18 anni, poi gioca al Manchester United, quindi sarà facile da prendere. Kimmich, Kovalenko, anche lui grandissimo talento. Cosiello, chi se lo ricorda, anche lui al Cesena e soprattutto al West Ham lo avevamo. Lemar, Mbappé, Lotten. Poi abbiamo Meyer, sempre un po' i soliti, a parte qualcuno che si aggiunge ogni anno. Bruma, anche lui, per chi fa la carriera da FIFA 14 ormai dovrebbe conoscerlo a memoria. Zivkovic, Bailey, anche lui Bailey veramente forte anche su FIFA 16, Keita Balde, anche lui grandissimo talento della Serie A. Poi c'è Basoer, Serni, Matheus Pereira, quello dell'Empoli che è in prestito dalla Juve se non sbaglio. Poi c'è Danilo, quello se non sbaglio del Benfica. Dragowski della Fiorentina, no, dell'Udinese dovrebbe essere, della Fiorentina o dell'Udinese, mi sbaglio sempre, forse della Fiorentina, che è un 71 che ha overall di potenziale 86. Poi c'è un Francisco Gerald che non conosco, però sembra niente male. Goretzka, Grimaldo, ce ne sono veramente tantissimi, non sto magari a leggerli tutti, ve ne trovo magari qualcuno della Serie A. C'è Peñaranda dell'Udinese, che è un 76 con potenziale 86. Pure Piazza sarà 76 ufficiale con overall di potenziale 86. Romagnoli 78-86. Altri della Serie A posso trovarvi magari qualcun altro, come Don Sa, che è un 75, quindi niente male, con potenziale 85. Davvero una bomba Don Sa, un grande centrocampista, secondo me sarà molto preso nelle carriere. C'è Niang del Milan, da 78 a 85, quindi davvero niente male, un 85 di potenziale. Poi di altri della Serie A dovrebbe esserci Matheus Pereira, poi Scuffe, che è un 74 con ancora un potenziale alto di 85, quindi sarà ancora un giocatore molto preso nelle carriere. E come ultimo della carriera era proprio Scuffe della Serie A. Questi sono tutti gli under 21, i giovani talenti dell'under 21, di quelli ovviamente sotto i 21 anni, che saranno, diciamo, i giovani migliori della carriera. Quindi questa sarà una lista dal quale potrete prendere i vostri talenti per fare le vostre
carriera ci sono tutti i ruoli, tutti quanti. Ci sono alcuni giocatori veramente potenziati, un botto, mentre ci sono altri che sono un po' bassi di overall, quindi saranno anche facili magari da prendere con squadre deboli. Poi ovviamente questi non sono tutti i talenti, per esempio ce n'è uno che mi ha saltato all'occhio, che è Dolberg, che è un 18enne attaccante, c'ha 68 di overall con un potenziale di 85. Beh, questo sarà uno molto preso. Poi c'è un Omah del Tottenham, insomma ci sono davvero tantissimi talenti. Poi ci sono anche quelli che magari hanno più di 21 anni, che magari saranno altri talenti, però questi sono diciamo i migliori talenti, quelli con le crescite più alte, quelli diciamo più che saranno in voga nella carriera. Quindi direi di chiudere il video qua. Io spero che possa esservi piaciuto, perché secondo me è un video per chi non ha visto comunque che l'EA ha fatto questa pagina nel quale mostrava i talenti. Secondo me può essere utile, soprattutto per chi sta aspettando la carriera, quindi magari già avete una lista, potete già segnarvi qualche nome, come farò io ovviamente per la prossima carriera che faremo su FIFA 17. Io la carriera inizierò al 100% il 22, massimo il 23 di settembre, perché ho l'early access, quindi riuscirò a giocare al gioco con una settimana di anticipo, quindi io vi porterò i video subito in anteprima, una settimana prima dell'uscita del gioco. Quindi se volete seguire la mia carriera, rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale in modo che poi il 22 siete pronti per vedere subito la carriera, Ultimate Team, draft e tutto quanto di FIFA 17. Cercherò di impegnarmi al massimo, perché ci tengo e voglio veramente portarvi tanti contenuti. Non perdiamo altro tempo, vado a fare colazione perché sennò muoio. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti ragazzi!